Costantinopoli, 21 aprile 510. I giochi annuali stanno per cominciare. L'imperatore Anastasio è già nel suo palco e sta per dare l'atteso segnale d'inizio. Proprio qui, nell'ippodromo, sotto gli occhi degli spettatori stupiti, si svolse quel giorno uno spettacolo insolito e strano. I cancelli dell'anfiteatro si aprirono e tre bambine, precedute a poca distanza dalla madre, avanzarono nell'arena a passi ritmati. La maggiore di loro, Comitò, aveva 10 anni o poco più. La seconda, Teodora, 8. La più piccola, Anastasia, non arrivava a 4. Portavano sulla testa corone di fiori bianchi e tenevano fiori in mano. Gli sguardi che rivolgevano al pubblico erano di implorazione, le parole balbettanti e supplichevoli. Fu la madre a parlare e a spiegare agli spettatori ammutoliti perché le bimbe recitavano questa scena compassionevole e quale aiuto chiedevano. In cambio di un'ingente somma di denaro, un funzionario potente, che era anche un impresario dei giochi del circo, aveva tolto il lavoro di ammaestratore di orsi al patrigno delle bimbe e l'aveva dato ad un suo protetto. Esse supplicavano i loro concittadini di non essere abbandonate. La città si divideva in due raggruppamenti, i verdi e gli azzurri, che erano sia partiti politici sia club sportivi. Il funzionario corrotto apparteneva ai verdi. Ai seguaci dell'altro partito, quello degli azzurri, non parve vero di poter approfittare della situazione per fare un dispetto ai rivali. Si trovavano allora per l'appunto senza ammaestratore di orsi e diedero questo incarico al patrigno delle supplici. Teodora cominciò fin da ragazzina a calcare le scene, dapprima adattandosi a ruoli secondari di aiutante della sorella. Lo storico greco Procopio, che era di pochi anni più giovane di lei, e la vide recitare, così la descrive nelle sue prime apparizioni. Era quanto mai spiritosa, così, ben presto, seppe mettersi in evidenza. Ma, continua Procopio, era una persona affatto ignara di che cosa fosse il pudore. Aveva un bel viso ed era graziosa, ma minuta e se non slavata, almeno pallida. L'occhio era sempre attento e la fronte aggrottata. La fama di Teodora si diffuse e le esibizioni della ballerina ben presto furono accolte nei palazzi dei potenti. Qui Teodora incontrò Giustiniano, nipote di Giustino, l'imperatore in carica, che già lo aveva designato come suo successore. Si innamorarono l'uno dell'altra e da allora il legame d'amore li unì per tutta la vita. L'imperatore Giustino, per favorire il nipote, abrogò la legge che impediva alle attrici di mimo, appartenenti ad una categoria sociale infima, senza diritti, di sposare cittadini romani e il matrimonio fu celebrato. Alla morte di Giustino, Giustiniano divenne imperatore e Teodora, la figlia dell'ammaestratore d'orsi del circo, imperatrice. Nell'anno 532, Costantinopoli fu sconvolta dalla insurrezione della Nica, che mise a rischio non solo il regno, ma la stessa vita di Giustiniano. In preda al terrore, Giustiniano propose subito la fuga. Allora prese la parola Teodora, ammessa eccezionalmente a quella riunione tutta maschile dei vertici dell'impero. Era assolutamente contraria alla fuga. Il suo discorso è stato riportato parola per parola da Procopio nella sua opera sulle guerre di Giustiniano. Io giudico che in questo momento la fuga sia il più sbagliato dei passi che si possono compiere, anche se in essa potremmo trovare salvezza. Se è vero che ogni uomo che abbia visto la luce del mondo non può sottrarsi all'ora della morte, così l'uomo che una volta è stato imperatore non potrà sopportare di vivere in esilio. Se tu, mio Cesare, vuoi salvarti, ebbene fallo, ne hai tutta la possibilità. Abbiamo denari a sufficienza e laggiù c'è il mare e le navi pronte ad accoglierti. Ma fa attenzione, quella salvezza potrebbe esserti più fatale della morte stessa. Giustiniano riprese ben presto in mano la situazione politica e militare. Da allora nessuno più insidiò il trono di Giustiniano e Teodora.